il mondo della recitazione. Salutiamo invece, abbiamo veramente, oggi abbiamo una batteria di cantanti meravigliosa. Salutiamo i Nus, ben arrivati. Allora, figurati, figurati. Vabbè, l'impertinenza fatta persone. No, il rossetto è più indicato per la televisione, se proprio ti vuoi togliere qualcosa. Censura, Non è colpa mia. Sopra vado, Alexia, arrivo, Alexia Fornaciari, ben arrivata. Bene, che non ha niente a che vedere, fa la sua prima apparizione alla tua, ben arrivato. Buon pomeriggio, grazie. Ben arrivato, poi ci farai sentire i tuoi pezzi e invece saluto delle nostre amiche che abbiamo veramente piacere di avere con noi, che sono Rita e Silvia, le Babylon, ben arrivate, ben arrivate. Arriveranno anche altri ospiti, stanno arrivando, intanto arriverà una delle padrone di casa che è Giulia Lazzarini, che insomma la domenica deve mangiare con i genitori, quindi una nota dolente. Fra l'altro hai preso delle cose e hai lasciato anche qui tutto, quindi cioè, non è tutta sta fame, è una fame compulsiva la tua. Allora, vogliamo parlare, vogliamo dire 0-0 il Milan Claudio, 0-0, cioè chiedo scusa, 1-1 ieri Sampdoria Empoli e ieri sera la vittoria dell'Inter contro il Bologna 2-1, partita un po' sfortunata per il Bologna, insomma, per un'ora e qualche minuto ha tenuto il cuccio e poi. È vero, è vero. Nel senso, un buon Bologna e un Inter scadente. Scadente. Regia di pardon, Chanel Dea, non so perché mi viene. Pensavo volesse di più, mi stavo preparando al dopo. Sì, se vuole essere dopo, sì, si può. Allora, che invitiamo? Allora, oggi ho portato la tendenza della prossima primavera dei pantaloni cropped, Oh, chi non ha un pantalone cropped da casa? ovvero il pantalone con la caviglia che lascia scoperta appunto un po' la caviglia e in questo caso ha abbinato questo sandalo molto minimal e abbigliamento appunto black and white, non Vorrei si può mai sapere, è sbagliare. abbastanza. Ah, ecco, ok, è abbastanza Babylon o no? Rita, non lo metterai mai, io non lo metterò mai. No, Ci vuole una certa fisicità per questo. Sì, Bisogna stare sì. attenti per quei pantaloni, però se si indossa un tacco, come abbiamo visto appunto nella foto, un tacco sottile, andato a stiletto, slancia la figura e quindi e poi magari prediligiamo un pantalone nero Hai se capito abbiamo Roberto? Se problemi. vuoi mettere un tacco sottile. Infatti stavo pensando, poi anche la borsetta di attrezzi dell'idraulico, è uguale, è uguale. Noi, come sempre, smontiamo tutto quello che dice Diana, che ci odia profondamente in questo momento, ma non ci interessa. Hai un'altra cosa da E far vedere? ecco sempre il pantalone cropped e questo caso è ampio e quindi ecco lo possiamo indossare anche se abbiamo una fisicità un po' più diciamo curvi, ecco, anche in questo caso c'è un Scarpa comoda, scarpa comoda. tacco insomma non comodissimo, però insomma un tacco anche questo a stiletto Sì, e siamo proprio una punta così è sì, veramente comodo. Lo scarpe con la punta così per schiacciare le formiche negli angoli. No, Claudio, Gli appunti dobbiamo esageranti in parlare questa, di look. Lucia. Io e Claudio dobbiamo parlare di una cosa molto importante e seria, ovvero il look. Cioè il tuo look o No, il il suo? suo. Non so se avete notato oggi, ragazzi, io ho una presentatrice che ha due caratteristiche. Una sembra una ragazzina di più o meno 6 anni in meno di tutti noi, come lui, e secondo, se si alza i piedi, sembra Lara Croft. Cioè ha questa caratteristica, questa mise, il pantaloncino, devo dire che insomma ti dona assolutamente. Allora, tra poco torniamo per parlare con i nostri ospiti, per ascoltare ancora un po' di musica, toccherà le Babylon, quindi state pronti, state caldi, però adesso ci fermiamo. Ci fermiamo? È il tempo di una cioccolata calda. Addirittura, la cioccolata calda, sì, va bene, È pericoloso. ok. Va bene.
Vabbè, cioccolata calda. Chiudo il problema. Rimani così tutta la puntata. Perfetto, siamo a posto. Non esageriamo, non esageriamo. Oh, ecco qua. Lara Croft. Letona. Lara Croft. Anche la scatoncina, c'è stata Lara Croft. Lara Croft, è lei. Mi aspetto da un secondo all'altro che tiri fuori anche la pistola e poi vediamo. Esatto, allora, scusa, ecco appunto, a proposito di pistole, tu, Francesco, per quella che è, diciamo, la nostra generazione, il western, cioè ogni tanto ti sarà capitato di vederlo o no? Per bacco. Allora, noi qui abbiamo un esponente, possiamo dire, di spicco, di massimo, del western italiano, che è Stefano Iacuzzi. Ciao. Allora, cioè, hai una domanda? Qui abbiamo il classico attore e regista western italiano. Ce l'hai qui di fronte, Francesco, puoi fare tu la prima domanda? Io vorrei chiedergli perché non ce ne fanno più. Avete una particolarità, scrivete quando fate, cosa fate? Vediamo le tisane. Allora, posso autoinvitarvi una volta a partecipare ad una vostra... Molto volentieri. Ok, sì. Perfetto. Claudio, anche Claudio può venire. Sì, siamo ufficialmente anche tutti. Ok, perfetto. Tutti a casa del Babylon a berci una bella birra. Vabbè, la tisana. Sì, ok, la tisana. È vero, di quelle che... Drenanti, depurative. Qual è quella che preferisci, figlia? Allo zenzero. Buona, limone e zenzero. Allungata allo zenzero. Ecco, sì. Perfetto, la trasgressiva è sempre un dolore. Allora, ci fate ascoltare? Riportiamo Not So High, che è un pezzo tratto dal nostro primo EP, e questa volta ve la proponiamo nella versione del disco. Siamo venuti un'altra volta, l'abbiamo proposta in versione acustica con pianoforte. Questa volta invece è la versione originale del disco. Si chiama Not So High. Not So, non così alto, Not So High. Oh, ma. Non molto di alto. Allora, The Babylon Not So High, per voi e per noi, alla top. La paglietta lì. Esatto, il cappellino, il pantalone blu che andrà di moda. Ecco, anche in questo caso abbiamo un look elegante, però senza il pantalone cropped, quindi jeans con mocassino. Mocassino senza calzino, o comunque un pantalonino, va bene, se non vogliamo usarlo senza calzino. E poi ecco, abbiamo un'altra foto.